100.000 sfollati vivono nel campo di Mpoko, vicino l'aeroporto di Bangui. Costretti a lasciare le loro case a causa della violenza che imperversa in città, la sicurezza che cercano qui è relativa. Il 2 gennaio, una sparatoria all'aeroporto ha causato la morte di 2 bambini. Quello stesso giorno, Medici Senza Frontiere, l'unica organizzazione medica presente nel campo, ha curato 40 feriti. Ma la sicurezza endemica ha costretto Medici Senza Frontiere ad interrompere le attività per diversi giorni. Una volta tornate sul campo, le equip hanno lanciato una campagna per vaccinare 68.000 bambini contro il morbillo. In clinica, ogni giorno, vengono visitate 500 persone. Stiamo facendo del nostro meglio, ma siamo sopraffatti. Non possiamo gestire tutto da soli. Dobbiamo ricevere aiuto. Noi siamo proprio qui, vicino all'aeroporto. Tutti sanno che siamo qui. Questo è l'aeroporto della capitale. Un'altra equip sta lavorando all'ospedale di Bangui. Sono arrivati a settembre ed hanno visto la situazione peggiorare rapidamente agli inizi di dicembre. Ci aspettiamo circa una dozzina di pazienti al giorno. Il 5 dicembre abbiamo ricevuto 120 feriti, altri 80 il giorno seguente, 60 quello dopo, 30 vittime in media. Dopodiché la situazione si è calmata per pochi giorni, prima che le violenze scoppiassero di nuovo. È stato così per tutto il mese di dicembre. L'inizio di gennaio è sembrato più calmo, ma certo non possiamo essere sicuri di niente. I pazienti arrivano qui con ferite da macete e coltellate, a volte anche ferite da tortura. Medici Senza Frontiere invita tutte le parti a porre fine alle violenze contro i civili, i pazienti ed il personale medico in Repubblica Centrafricana.